Silvia Piccinini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, ha presentato in Procura Bologna un esposto sull'esondazione del fiume Reno del 2 febbraio scorso, iniziativa già annunciata nell'ultima assemblea legislativa dove i 5 Stelle hanno visto bocciare la richiesta di una commissione d'inchiesta. All'interno dell'accordo di programma che prevedeva la sistemazione di quell'argine del 2015 già si parlava di un intervento che era urgente. Sono passati 3 anni, è stato iniziato e non è stato mai concluso. Quindi quella è la prima criticità. La seconda che rileviamo è l'argine provvisorio che è crollato, non aveva la stessa altezza, da immagini che siamo riusciti a reperire, in alcuni punti non aveva la stessa altezza dell'argine esistente, dell'argine maestro. Ed è lì proprio che il fiume ha esondato. Castelmaggiore argelato, in misura minore Castello d'Argile, San Giorgio di Piano, i comuni colpiti dall'esondazione 81 cm sopra il livello storico del 2014, aveva riferito in aula all'assessore alla protezione civile Paolo Gazzolo, evento eccezionale per l'alluvione a Lentigione nel Parmense, inchiesta aperta in 4 giorni, qui sindaci e procura non si sono attivate, lo facciamo noi, ribatte la Piccinini. Trovo particolarmente grave le dichiarazioni dei sindaci, delle due sindache di questa mattina, che addirittura chiedono al Movimento 5 Stelle di non disturbare la magistratura e si accontentano di una relazione della regione, che è l'ente che doveva assicurare che quei lavori fossero completati in tempi utili. Oggi non possiamo fare altro che depositare un esposto e sperare a questo punto che la magistratura non si volti dall'altra parte e apra un fascicolo.